In questo modo qua sto facendo decadà, allora qua cosa fa? Gira il braccio per evitare la tecnica. Ok, come gira il braccio? Qua cambio in questo modo. Questo qua mantiene il tricipite per evitare che scappa col braccio. La mano che sta qua cambia e si infila qui, sotto al suo avambraccio, qui. E con la mano vado a fare una paletta in questo modo per evitare che lui scappa col braccio. Questa mano passa e va a prendere il suo polso. Come prendo il suo polso? Questa qua, questa paletta si gira come sta e va sul mio polso qua. Ok, devono essere movimenti precisi, perché solo così vado bene. Ok, prendo, sposto in esterno il suo braccio, piano piano, delicatamente, e arrivato qua, porto verso il basso la sua mano qui. Ok? La faccio vedere qui. Sono in decatame qua, lui gira il braccio per evitare. Ok, mi trovo qua. Qua me lo tengo sempre il braccio, ok? Cerco sempre di evitare che lui se ne scappa col braccio. Cosa faccio qui? Controllo. Se fate caso, metto la mano a paletta anche da questo lato. Questa mano qua passa sotto al mio avambraccio, ok? In questo modo qui. Sbuca da questo lato e forma questa benedetta paletta, ok? Questa mano qui lascia e vado a afferrare il polso. Come so qui che ho afferrato? La mano che è qui a paletta si gira e va a chiudere il mio polso qua, in questo modo. Fatto questo qui, prima di tirare la leva, giro semplicemente tutto il mio corpo lo giro in questo modo, rimanendo compatto. Io sto qua, tutto il mio corpo lo giro qui. Non vado a muovere le braccia per cercare di fare la leva, io qua sto fermo, sto compatto qui. Lui qua già batte. Qualora dovesse essere molto sciolto, arrivato qua in massima estensione, porto il pugno in basso. Però a me basta stare qua e girare in questo modo. Fate piano questa tecnica perché si straccia tutto. Qui. Udekata. Vado qua, lui gira. Come gira? Vedete qua. Mantengo, blocco, non faccio scappare. Prima mano a paletta, passo sotto tra il suo tricipite e il mio avambraccio, sbuco fuori. Mano a paletta, ok? Quando sto in questa posizione, che sto sicuro, velocemente questa mano lascia però senza fare questo, rimanendo sempre aderente, va a prendere il polso. Come ho preso il polso? Questa mano gira e va a prendere il mio polso. Sto qui compatto, giro e finalizzo. Un'ultima cosa, i pollici, per evitare che vi potete far male, quando fate queste tecniche, potete anche decidere di metterli in questo modo qua. Ok? No, lui può sempre. Metti basso, esci col braccio. Metti basso, no, basso, 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 basso. Ma cerca, può sempre uscire. Però dove è data la sicurezza? Lascia. La sicurezza su questa tecnica è data da una presa salda e dal fatto che tengo il blocco verso di me. Quindi io posso decidere di stare meno sicuro, però in questo modo non mi rischio il pollice che mi possa far male. Qua un movimento brusco mi posso spezzare il pollice. Invece mettendo le mani in questo modo, il pollice è salvo. Siccome io voglio lottare, voglio fare jiu-jitsu, le dita me le devo guardare. Allora qui, controllo, gira, come gira? Non lo lascio scappare, rimango aderente a me. Qui la paletta, passo sotto, tricipite suo, avambraccio mio, sbuco, paletta. Come arriva la seconda paletta? Lascio e prendo qua. Compatto verso di me e giro. Ok? Vieni qua Marco, lasciami un attimo a Ciro. Qua sotto. Allora qui. In decatame qua, ok? Chiaro? Lui gira per non farsi radicare. Come gira qua? Vedi qua? Io mantengo il braccio qua, controllo, sto compattato qua. Prima mano a paletta. Questa mano qua passa sotto il suo tricipite, sotto il mio avambraccio e sbuca fuori di qua. Tengo la mano a paletta. Come arrivo con questa mano qua? Questo è il mio via. Come questa mano sta qua, lascio e prendo l'avambraccio qui. Come ho preso l'avambraccio qua? Quest'altra mano la piego e vado qua sull'altro polso, qui. Tiro verso di me e giro. Qui, se sto bene compattato, ok, lui lo sente subito. Se vado a fare questo, comincio a fare al gioco su, invece qua tiro verso di me, fai tutta la forza che puoi, Marco, e giro, scassa tutto, ok?